Bella regà, ogni volta che esce il giocatore del mese, ogni volta che c'è questo appuntamento, siamo sempre i primi in Italia. Quindi regà, lasciate subito un bel mi piace. Mi raccomando, guardate il video fino alla fine perché andrò ad aprire anche i pacchetti dove farò una bella sculata che finalmente mancava da un po' di tempo. Lasciate un bel mi piace quindi, iscrivetevi se ancora non lo siete e naturalmente buona visione. Benvenuti ragazzi, sono Davide, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo nuovamente con il Player of the Month, il giocatore del mese della Premier League, che appunto regà, come ogni mese esce sulla nostra Squad Building Challenge. Oggi è il turno di Diego Costa. 88 di overall con delle statistiche paurose, 91 di tiro, 91 di fisico e 87 di dribbling sono le sue statistiche più alte ragazzi. E quindi, come abbiamo fatto con Eden Hazard, regà, siamo i primi in Italia. Quindi lasciate subito un bel mi piace. E che dire, quindi partiamo con le quattro sfide. Le quattro sfide di oggi sono: passato di Diego Costa con giocatori dell'Atletico Madrid e del Brasile, presente di Diego Costa con giocatori del Chelsea e della Spagna, giocatori della Premier League con una bella, regà, valutazione complessiva di 85 e poi 8 squadre con 8 giocatori della squadra della settimana. Ragazzi, sono sfide molto toste. Mi inizio a dire che ho predetto, diciamo, un po' quale poteva essere il giocatore che poteva appunto uscire in questo mese, visto che delle settimane prima ci sono delle liste che potrebbero appunto essere loro i giocatori. Avevo già comprato alcuni giocatori, quindi ho risparmiato. Quindi voi probabilmente troverete dei prezzi leggermente più altini e soprattutto, ragazzi, i giocatori IF, alcuni già li avevo nel club, quindi risparmierò in questo senso. Però vi assicuro che è veramente costosa come sfida. Ok ragazzi, partiamo dalla prima che è il passato di Diego Costa. Questa è la formazione, 5 giocatori dell'Atletico, come ho detto prima, 5 giocatori del Brasile, 1 della squadra della settimana e 85 di valutazione minima. Come squadra giocatore IF ho usato Donnarumma, visto che non necessariamente servivano appunto giocatori del Brasile o dell'Atletico Madrid, visto che ne chiedeva 10, quindi io il mio portiere me lo sono preso italiano e della Serie A, e quindi ho preso lui, quindi per risparmiare un po'. Partiamo quindi da lui. Come vedete, 27.000 è il prezzo che ho speso per Gigione Donnarumma. Poi abbiamo Alves, naturalmente Dani Alves della Juve, 29.000, 22.000 per Miranda, 39.000 per Godin, Felipe Luis 28.000, Douglas Costa 25.000, Luis Gustavo 12.000, Koke 84 di overall a 6.400 crediti, Gaetan e Alexandre Pato a concludere insieme, scusate, mi sono dimenticato, di Gamero 2.000, che è quello che costa meno. Quindi, regà, la formazione qua già è abbastanza costosina, dovremmo essere, penso, intorno ai 100, anche di più, intorno ai 100-150k per questa formazione, regà, e quindi questo è il tutto. Copiatevela e dovreste arrivare, se non sbaglio, al 100. Vediamo. Ok, no, non dovreste arrivare. Molto probabilmente, regà, dovreste giocare le 10 partite. Perché se non avete già nel club questi giocatori con l'intesa, non riuscirete ad arrivare a 100. Quindi probabilmente dovete giocare 10 partite. Ok, andiamo a confermarla. Comunichiamo la rosa. E la prima sul passato di Diego Costa è andata. Andiamo anche a ricevere quindi un pacchetto giocatori Oro Prime. Passiamo dunque alla seconda. Naturalmente vi ricordo, ragazzi, che a fine video andremo ad aprire tutti i pacchetti che siamo andati a vincere, ed eccoci qua con il presente invece di Diego Costa, dove naturalmente sta militando, e cioè il Chelsea, e in più la sua nuova nazione che ha cambiato 3 o 4 anni fa, adesso non ricordo di preciso, essendo prima brasiliano è diventando adesso spagnolo. Eccoci qua quindi con la nostra sfida, e anche qua ragazzi ho puntato molto sul portiere come giocatore in forma per risparmiare naturalmente su eventuali giocatori della Premier o comunque del Chelsea o spagnoli che costano veramente tanto. 35.000, regà, Varas come naturalmente portiere. Poi abbiamo Mascherano, difensore centrale, insieme a Piqué e a Terry. Poi passiamo all'esterno destro, abbiamo Iñaki Williams, Busquets per 21.000 crediti, Fabregas 24.000, Azpilicueta invece come terzino di sinistra. Poi abbiamo Oscar, che costa veramente poco, Aduriz e Batshuayi. Questa, ragazzi, è la formazione molto più economica rispetto a quella di prima. Dovrebbe aggirarsi all'incirca intorno agli 80-70, se adesso ho fatto bene i calcoli. Comunque molto più cheap rispetto a quella di prima. Andiamo a rimuovere questi qua dalla
panchina, e come vedete, raga, avevo anche Suso volendo che potevo utilizzare, però avrei perso un po', diciamo, con probabilmente l'intesa, non sarei arrivato a 100. Anche in questo caso, ragazzi, è di fondamentale importanza che voi disputate le partite. Se non sapete come si fa, volendo potete anche fare una partita contro la squadra della settimana e quittarla, e non vi calcola né la sconfitta, ma vi conta la partita. Quindi, per fare le cose un po' più veloci, potete fare così. Comunichiamo la rosa, e anche qua, regà, due sfide su quattro, andate. Terza sfida, quella con i nostri giocatori della Premier League con ben 85 di valutazione, regà, che è veramente alta, più un giocatore della squadra della settimana che ben vedete lì davanti. Partiamo dal portiere, Peter Cech, primo proprietario. Qua, ragazzi, sono stato comunque già abbastanza fortunato perché l'avevo trovato in un pacchetto e la sua valutazione dovrebbe girarsi intorno ai 40, se non sbaglio, comunque sui 30-40K. Poi abbiamo Zabaleta come terzino destro, Otamendi come difensore centrale, Terry sempre come difensore centrale, e a concludere il reparto difensivo con Baines 3.700 crediti. Passiamo al centrocampo con Cazorla 25.000, Xhaka 2.800, Navas primo proprietario ma costa veramente poco, intorno ai 2.000 mi sembra, e Nolito idem, stesso prezzo. Concludiamo con i due attaccanti, il primo è Steve Busson nella sua versione Inform 40.000 crediti, e l'ultimo, ragazzi, Slimani. Anche qua siamo intorno ai 100K, ragazzi, quindi che qua la sfida prevede comunque un bel esborso di crediti, ragazzi, e quindi andiamo quindi a completarla. Perfetto, comunichiamo la rosa e andiamoci a prendere anche due bei pacchetti giocatori Prime, se non sbaglio, solo della BPL. Perfetto. Ultima squadra, eccoci qua con quella forse più costosa. Diciamo di sì, diciamo di no, perché comunque sono IF che si aggirano tutti intorno ai 20-15K, quindi più o meno, regà, le sfide sono all'incirca sullo stesso prezzo. Diciamo che possiamo fare adesso forse un calcolo totale di tutte le sfide, dovrebbero aggirarsi intorno ai 400.000 crediti, anche 500. Comunque, queste sono le cifre. Questa è la squadra di cui occorrono ben 8 giocatori della squadra della settimana, 8 club, quindi differenti, e fortunatamente qua non c'è bisogno di intesa né di valutazione, quindi possiamo anche andare a puntare su gente che veramente costa poco. Ecco Rensing, primo è il portiere del Frankfurt, dell'Eintracht. Poi abbiamo primo proprietario, scuso, quindi come avevo già detto l'avevo trovato e l'ho inserito. Darder come primo proprietario, ma è un giocatore messo completamente a caso. Nkulu, idem. Benaglio, 83 di overall. Gonalon, primo proprietario che già avevo. Totti, primo proprietario, Perotti come esterno sinistro, anche lui primo proprietario ma costa veramente poco, intorno ai 20.000, Malli 13K, Castillo 13K e Lopez Lisandro per 11.000. Questa è la mia formazione, raga, quindi no, forse non è una delle più costose, devo dire, però siamo anche qua intorno agli 80.000 circa, anche di più, intorno agli 85-90.000. Confermiamo l'ultima rosa, raga, due giocatori, oro premium maxi per noi e naturalmente il nostro amato Diego Costa. Eccoci qua con il giocatore del mese della Premier League, ed eccoci qua, regà, la squadra con Diego Costa, già me la immagino quanto può essere forte, regà. 88 di valutazione con 91 tiro e 91 fisico, assurdi. Ottimo il dribbling con 86, peccato leggermente con la velocità 78, ma basta dargli un bello stile intesa che gli dà più 3 di velocità, regà, e siamo veramente al completamento di un giocatore assurdo che è già completo di suo. Ok, andiamo ad aprire i pacchetti. Primo pacchetto, oro premium maxi con James Rodriguez. Vediamo un po', bello devo dire. DC, chi è? Benatti, ah, Madonna, oh. Secondo pacchetto, oro premium maxi con Marcolino Reus, non raro. Cioè, in un oro premium maxi mi dai un Casilla. Ma dai, un oro raro, non si è mai visto. Oro prime, dai, vediamo qua. Oddio, oddio, oddio. Portiere Schmeichel, c'è. Andiamo. Che bello. Mamma mia, come andiamo! 84! Cazzo, come vado! Schmeichel nella sua versione Champions League! Che bello! Vediamo quanto costa. Non penso molto perché è uno degli overall più bassi, Però siamo 5, 60K! Che bello! Che bello! Andiamo col pacchetto Oro Prime. Mamma mia, bellissima quando si apre, vedi la palla azzurra, tanta roba, regà. Portiere, qui abbiamo, vabbè, Costil. Che schifo, via. Oddio, c'era Kanté, regà, nei doppioni. Tanta roba, altri 30K, via, via, invia lista, invia, invia.
Ultimi due, vediamo. Giocatori soltanto della Premier League. Vediamo subito. Brutta roba qui. Stelle piccole. CC che abbiamo. Schweinsteiger 83. Ultimo pack, sempre della Premier League. Vediamo se troviamo qualcosa di buono. Anche qua, no, non credo. CDC, chi è? È Schneiderlin. Regà, finisce qua questo pack opening. Vediamo se troviamo qualcosina. Anche qua, vediamo. Giusto per nei doppioni. No, ho skippato male. Ho skippato male. Chi c'è? No, Cabaye e Gabriel. Niente, regà. Quindi ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, se avete bisogno di farmi delle domande, di informazioni, fatemi qua sotto, naturalmente nei commenti, tutte le domande del caso. Lasciate un bel mi piace, regà, perché siamo i primi in Italia a portare questa sfida e io veramente sono fiero di farlo e lo faccio naturalmente per voi, per aiutarvi a fare queste sfide. Iscrivetevi al canale se naturalmente non lo siete. Siamo anche stati sculati con un bel giocatore della Champions, della squadra settimana speciale. E quindi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Io vi saluto. Bella.